In occasione dell'uscita nelle sale di Terminator Destino Oscuro, ci siamo lanciati in una minuziosa ricerca per trovare tutti i videogiochi dedicati alla saga action sci-fi partorita dalla mente di James Cameron. Con un Arnold Schwarzenegger in gran spolvero e la minaccia di Skynet mai debellata, la lotta per la sopravvivenza dell'umanità si accende al cinema. Sarà lo stesso anche per il mercato videoludico? Scopriamolo insieme, ma prima ricordate di iscrivervi al canale per unirvi a noi di EveryEye.it. La prima pellicola che ha dato il via alla guerra tra l'uomo e le macchine nasce nel 1984, ma per vedere la fuga di Sarah Connor dall'inarrestabile T-800 bisognerà attendere 7 anni. Siamo nel 1991 quando su DOS arriva The Terminator, pubblicato da Bethesda. Nonostante la tecnologia arretrata, parliamo di un'ottima produzione che permetteva di interpretare sia il robot assassino sia il giovane Kyle Reese, inviato nel passato da John Connor per proteggere la madre. Nello stesso anno viene distribuito anche un cabinato dedicato al lungometraggio sequel Il giorno del giudizio, arrivato nelle sale nel mese di luglio e presto diventato la punta di diamante della serie. La versione arcade era ricca di effetti grafici e di azione, senza dimenticare il supporto alla light gun. In quel momento le pellicole campioni di incassi sembravano sul punto di colonizzare con successo il mercato dei videogiochi, ma il successivo biennio non fu altrettanto splendente. Prima di passare alla guerra dei bit di Sony e Nintendo, è doveroso segnalare una versione di Terminator 2 commercializzata per Amiga, Amstrad, Atari, Commodore 64 e ZX Spectrum, in cui l'androide interpretato da Schwarzenegger poteva scontrarsi con l'infido T-1000 in tenuta da poliziotto. Tornando al mercato di massa, il principale indiziato per la pessima immagine della serie sulle console maggiori del periodo fu il gioco dedicato al primo film e pubblicato su NES nel 92. In questo caso, il protagonista indiscusso era Kyle Reese, ma a fronte di un soggetto interessante, tutto il resto dell'offerta era lacunoso e di scarsa fattura. Dai controlli alla musica, passando per le sezioni platform. La produzione targata LGN, che in quegli anni si accaparrava le licenze per sviluppare i tie-in dei principali film, rappresentava in poche parole un vero incubo. Dopo il primo videogame dedicato a Terminator 2 giunto su Game Boy e incentrato sulla celebre fuga in moto del T-800 e del giovane John Connor, nello stesso anno LGN realizza un titolo dedicato al medesimo film con protagonista Schwarzenegger. Judgment Day riprendeva alcune delle scene cardine della pellicola, compreso lo scontro finale, ma infarciva il tutto con pessime scelte di design. Non soddisfatta, la Software House pubblicò nel 93 un'altra versione per Super Nintendo e Mega Drive, caratterizzata da controlli talmente legnosi da rendere il titolo semplicemente ingiocabile. A complicare ulteriormente la situazione vennero pubblicate altre versioni dell'avventura con Kyle Reese, che espandevano il futuro post-apocalittico appena accennato nel primo lungometraggio. Ancora una volta era il mercato DOS, questa volta slegato dall'universo filmico, a godere delle produzioni migliori. E questo è il caso di Terminator 2029, pubblicato sempre da Bethesda, che si rituffava nel brand dopo il primo titolo dedicato alla serie di Cameron. Giunti nel 1993, arrivò l'edizione migliore di Terminator, sempre con protagonista Kyle Reese. Si trattava della versione per Sega CD che, grazie ad una tecnologia più performante, presentava al posto delle scene di intermezzo veri e propri spezzoni tratti dal lungometraggio. Sfortunatamente l'accessorio non era molto diffuso e ben pochi giocatori riuscirono a provare l'ottima avventura del soldato proveniente dal futuro. Il PC, sebbene ancora relegato a mercato di nicchia rispetto alle rampanti console di Sega e Nintendo, continuava a godere di produzioni dignitose e divertenti. E questo è il caso di Terminator Rampage, un first person shooter sviluppato da Bethesda, che prendeva spunto dal celebre Wolfenstein 3D in mano a ID Software. Nonostante la qualità, Rampage viene successivamente oscurato solo dal successo di un altro caposaldo del mercato emergente, Doom. Giunti al 1994, tutte le console casalinghe e portatili del periodo videro un crossover che, sulla carta, avrebbe potuto conquistare qualsiasi appassionato del cinema d'azione. Robocop vs. The Terminator, ispirato alla miniserie a fumetti scritta da Frank Miller in persona e pubblicata 2 anni prima, metteva il giocatore nei panni del poliziotto robotico chiamato allo scontro con la macchina assassina. Nonostante la curiosa idea potenzialmente entusiasmante, il titolo fu così difettoso da finire nell'oblio.
Per vedere buone produzioni in grado di rendere il giusto omaggio alla saga di Cameron, dobbiamo tornare ancora una volta su PC con Terminator Future Shock, sempre a cura di Bethesda. Il titolo era ambientato nella Los Angeles del 2015 dopo l'olocausto nucleare generato dal supercomputer Skynet. Al giocatore il compito di interpretare un fuggitivo scappato dai campi di concentramento gestiti dalle macchine per unirsi successivamente con John Connor e la sua resistenza, contribuendo alla lotta per la razza umana. Ancora una volta si trattava di un'avventura piacevole, da molti perfino considerata eccellente, e non stupisce che lo studio abbia cercato di espandere il suo filone l'anno successivo. Nel 1996, infatti, Bethesda capì di aver trovato una ricetta dignitosa per la sua serie, apprezzata da stampa e giocatori nonostante la concorrenza di Doom e Duke Nukem. Skynet ampliava l'ambientazione futuristica della guerra senza fine tra gli uomini e le macchine, con tanto di modalità deathmatch a sostenere la campagna. Sfortunatamente finì nell'oblio quando arrivò sul mercato un FPS capace di portare il genere verso vette tecniche inesplorate, Quake. La grande era di Terminator sembrava giunta al termine insieme al franchise filmico, ma poco prima dell'avvento della terza pellicola, Infogrames tentò di allargare l'immaginario creato da Cameron, che in seguito si sarebbe allontanato dal brand. Dawn of Fate vedeva John Connor muovere l'ultima grande offensiva Skynet, negli eventi che poi avrebbero portato Kyle Reese al suo personale viaggio nel tempo. Purtroppo il gioco si rivelò appena sufficiente. Il 2003 riportava sul grande schermo Arnold Schwarzenegger nel suo iconico ruolo, con l'incarico di proteggere un John Connor allo sbando dopo la morte della madre. Questa volta però a cacciare il prezioso soldato dal futuro è il T-X, una macchina eccezionalmente potente inviata da Skynet. Sul fronte videoludico la licenza della serie era passata ad Atari, che pubblicò nel giro di 2 anni 3 produzioni legate al lungometraggio. La prima fu l'omonimo Rise of the Machines, un tie-in che univa sezioni sparatutto in prima persona a momenti in stile picchiaduro in cui godersi lo scontro tra i due androidi. Purtroppo lo scarso design dei livelli, una sceneggiatura debole e numerosi bug diedero vita ad un pessimo titolo degno dell'era LGM. Sul fronte PC, Atari aveva assoldato i ragazzi di Clever's Games per realizzare War of the Machines, pubblicato a pochi mesi di distanza dalla pellicola di riferimento. Nonostante la dignitosa tradizione di shooter in prima persona a tema Terminator, per la prima volta i fan si ritrovarono un prodotto scadente da giocare, talmente pessimo da riportare il publisher al solo mercato console. Passa un anno infatti e arriva sul mercato Terminator 3 The Redemption. Dopo i precedenti flop, Atari aveva deciso di ripartire da zero rivedendo l'intero sviluppo. Considerando i soli 10 mesi di distanza dalle altre produzioni, il fatto di portare su PlayStation 2, Xbox e GameCube un titolo discreto è quasi da considerarsi un miracolo. Redemption non eleva il brand alla meritata consacrazione, ma si appoggiava su un'avventura solida, dal buon tasso di sfida e fedele al materiale di provenienza. Dopo il capitolo Mobile Revenge, giunto nel 2006, devono passare 5 anni perché Terminator si riavvicina al mercato dei videogiochi. L'occasione, ancora una volta, è l'arrivo della quarta pellicola ufficiale del franchise, Salvation. Eccezionalmente, si tratta dell'unico lungometraggio in cui non figura Arnold Schwarzenegger, ma che vanta la presenza di Christian Bale nel ruolo di John Connor. Per la prima volta, infatti, vengono messi da parte i viaggi nel tempo e tutto è incentrato nella lotta tra la Resistenza e Skynet. Purtroppo il film verrà considerato uno dei più scadenti dell'intera saga, e il tie-in ufficiale che ricopriva minuziosamente le meccaniche celebri della serie Gears of War, senza aggiungere grossi spunti originali, non fu da meno. Sono serviti diversi anni per rivendere i diritti del marchio e lo stesso Schwarzenegger ha dovuto legare la sua immagine al brand per invogliare studi di produzione ad investire nella serie. Dopo molte trattative decisamente complicate, nel 2015 è arrivato il lungometraggio Terminator Genesis, che coraggiosamente ha provato a creare una linea temporale inedita in cui gli eventi conosciuti prendevano una piega diversa. Sul fronte videoludico, quindi, nessuna produzione AAA si è interessata alla saga, e sono stati pubblicati solo i titoli mobile Guardian e Future War. Mentre il primo sfruttava le classiche meccaniche da TPS, limitate dall'hardware della piattaforma di riferimento, il secondo è invece un gestionale senza alcuna originalità. Quest'anno però potrebbe giungere il riscatto per Terminator al cinema.
Dark Fate, da noi tradotto in Destino Oscuro, ha saputo rivelarsi una pellicola dignitosa, il miglior capitolo della serie dai tempi di Terminator 2. L'industria videoludica, dal canto suo, ha assistito ad un'invasione di androidi su larga scala. Tra i casi più interessanti è giusto citare la presenza del T-200 e di Sarah Connor nell'ottimo Gears 5, come personaggi giocabili nelle modalità extra alla campagna. Ma il premio per il miglior cameo lo vince Mortal Kombat 11 con un Arnold Schwarzenegger perfettamente digitalizzato e con un parco mosse brutale al punto giusto. Quest'anno infine è prevista una nuova proprietà intellettuale dedicata al franchise. Si tratta di Terminator Resistance che, nelle intenzioni dei suoi creatori, vuole raccogliere il testimone dei grandi shooter targati Bethesda in un'avventura che si svolgerà nella Los Angeles del 2028, a 31 anni di distanza dal giorno del giudizio scatenato da Skynet. Il team di sviluppo non ha un passato altisonante, con nel curriculum solo un'altra produzione legata ad una licenza cinematografica piuttosto nota, Rambo The Video Game. I trailer pubblicati sembrano però promettere un impegno produttivo superiore rispetto all'opera precedente, e noi non vediamo l'ora di dare la giusta dose di piombo ai perfidi robot. Si conclude qui la nostra lista di giochi dedicati alla saga di Terminator. Fateci sapere i vostri preferiti nello spazio dedicato ai commenti. Get over here.